Signori e signori bentrovati, inizia la settimana con il nostro lunedì dedicato alla numismatica e non solo, eh, con Bolaffi, un saluto al, a chi ci segue ovviamente già da quest'ora, eh, tre ore eh, insieme, poi altre tre ore con Lorenzo e Delena per la grande, la grande numismatica nella serata appunto del lunedì. Con noi c'è Cristina che salutiamo, tutto il nostro centralino, salutiamo Alberto, salutiamo Enrico in regia. Facciamo ovviamente voi all'ascolto, grazie anche per non solo le chiamate giunte ieri, ma anche quelle che il giorno dopo manifestano una specifica attenzione o interesse su ciò che abbiamo presentato in televisione. A tale scopo, vi ricordo sempre di arrivare per tempo già durante la nostra diretta per prenotare o confermare senza impegno ciò che magari vedete, perché è vero che la notte può portare consiglio, ma può portare consiglio anche ad altre persone e non è la prima volta, anzi sono diverse volte che il lunedì poi giungono due chiamate nella nostra sede, alla nostra sede oppure tramite i nostri agenti, consegnatari meglio dire di, se avete già appunto relazione con loro di prenotazioni, va bene tutto però è difficile poi poter quando si tratta di un'unica eh, un proposta, dare o, o scegliere a chi eh, destinare la moneta al francobollo in questione. Quindi la cosa migliore è eh, certamente bloccarla il giorno prima o meglio il giorno alla diretta. Fermo restando che potete venire una volta confermata. Anche i nostri negozi, se vi sono comodi, Torino in centro città, lo stesso Milano, Verona, Nuova Sede, vicinissima all'Arena e poi eh, Roma. quindi... Se eh, siete magari nei pressi o abitate nei pressi, ben venga anche la possibilità di eh, centrare proprio queste presenze così importanti. Poi c'è chi si muove magari per turismo un weekend a Torino o a Roma certamente, o Verona o Milano eh, e troverete magari la vostra prenotazione già lì pronta alla vostra specifica attenzione. Eh, Tre ore di diretta, in realtà saranno due ore e mezza, poi abbiamo mezz'ora sempre dei nostri contributi Bolaffi sui negozi, su tutte le diverse informazioni che concernono eh, la nostra azienda, anche con alcune proposte un po' flash eh, dedicate ad alcune nostre eh, realtà, ma Bolaffi dal 1890, leader nel collezionismo eh, numismatico e filatelico, o filatelico e numismatico proprio per rispettare l'origine stessa di questa di questa importante azienda ormai giunta alla quarta generazione. Vedremo delle monete romane, monete greche, vedremo mh, gli immancabili marenghi perché devo dire che mh, è un po' il fiore all'occhiello ma soprattutto indubbiamente la grande intenzione e la grande attenzione da parte vostra relativa proprio alla... Mh, alla scelta di monete d'oro che nel tempo hanno giustificato uno specifico collezionismo o un giusto anche interesse per diversificare. Quello che vedete è proprio in rassegna un po' l'insieme delle monete, ringrazio Enrico ovviamente per questo bel contributo perché mentre io così vado a narrare possiamo un po' esplorare visivamente un ordine di monete che troverete singolarmente in ogni cofanetto, quindi ognuna avrà comunque verrà ricevuta, verrà portata, anzi in un adeguato cofanetto oppure in una eh, particolare veste, ma eh, c'è anche la possibilità di, ad esempio, nel caso di Marengo, di inserire queste monete in un famoso libro album all'interno di uno scrigno ben protetto per arrivare a collezionare, ad esempio, il Marengo d'Italia Dicevo, grande successo, non c'è trasmissione che non, eh, non giunga con una cioè conferma o più conferme sui diversi marenghi. Qui ho voluto interpretare dei marenghi che diciamo si, eh, si, si sviluppano come eh, evento temporale quasi dalle origini, non è esattamente il marengo di Marengo, ma andiamo a vedere i primi marenghi di Carlo Felice, di Carlo Alberto, fino a Vittorio Emanuele. Secondo, quindi verso l'unità d'Italia potremmo dire, e anche gli ultimi, quelli di, di, di Vittorio Manuele III, che è il re numismatico, con gli ultimi proprio in ordine cronologico, eh, e cioè eh, il fascio così chiamato eh, L'Aratrice e l'Aquila Sabauda, o viceversa, se vogliamo dirlo, in ordine cronologico. 20 lire, importante, eh, ben monetazione d'argento conosciuta e apprezzata nel mondo e certamente in Europa, grazie anche alla presenza dell'Unione Latina che andrà a sancire degli accordi, di, di, diremmo oggi, di libero scambio, quando la moneta aveva lo stesso peso, lo stesso titolo d'oro e la stessa dimensione. Ecco che diventava in un certo momento storico, cioè del 1800 alla prima eh, eh, parte del Novecento, diventava il. Veramente una moneta di scambio molto, molto apprezzata. Le stiamo vedendo le loro qualità, che è la qualità Bolaffi, ma soprattutto qualità che andremo a, a indicare specificatamente che significa bellezza, stato di conservazione, come è giunta fino a noi. E questo è importante definirlo perché fa la differenza, cose che troveremo e leggeremo anche nei famosi certificati di qualità Bolaffi. Poi nulla vieta la scelta o la richiesta di, ehm, del mondo filatelico, come ad esempio il Penny Black che abbiamo qua: era da tempo che non lo vedevamo. E abbiamo una bella selezione di primo francobollo del mondo, Gran Bretagna. Eccolo qui il famoso Penny Black che eh, non è chiaramente questo francobollo ma si trova all'interno di questo libro album, quindi eh, da apprezzare eh, pagina dopo pagina, ma diventa anche un album che può contenere quindi questa, eh, questa proposta ed è eh, un ideale, un bellissimo regalo ad esempio da fare per le festività. No? Adesso non dico esattamente il Natale perché ci troviamo un po' a ridosso del Natale, quindi salvo... Eh, giungere voi nei nostri negozi di, non possiamo garantire, ci proveremo in una consegna che per noi è abbastanza vicina in ordine temporale, però certamente un regalo per iniziare bene l'anno, hm, per proseguirlo in modo ideale, specialmente sui primi, sui primi mesi dell'anno, e quindi avere proprio soddisfazione in qualcosa di, di importante da. da da possedere, da custodire, da ampliare nel tempo. Oggi, che ci sono una serie di luoghi comuni, è capitato tra le mani un bel libretto, giusto, eh, dove si leggevano i le luoghi comuni, tipo i giovani non leggono più, cose abbastanza semplici, con delle analisi su quelli che erano invece i dati. Ora, quei luoghi comuni no, dove tutto il mondo sembra si voglia muovere soltanto in modo digitale, oppure no, basta un esempio, sono un esempio, sembra ci siano, adesso non voglio parlare di altri settori, però ci sia una forte passione per i vinili ad esempio, quindi ritornano quei dischi eh, di, di, um, che utilizzavamo, il famoso lone plane oppure i 45 giri eh, tempo fa. E i giovani sono tra i i migliori acquirenti, magari non i giovanissimi, quindi attenzione perché un conto sono le mode e un conto sono ciò che ci dicono sia moda eh, chi deve proporre qualcos'altro, quindi attenzione perché eh, di leggende metropolitane, eh, se non addirittura di bufale come suol dire, o di false informazioni è pieno il mondo, quindi attenzione perché in realtà... Eh, ci rendiamo conto di come ci sia anche un pubblico giovane addirittura appassionato al penny black, eh? addirittura appassionato proprio al penny black e alla filatelia. Mm. Poi, eh, questo ovviamente deve anche un po' rassicurare chi, magari, certo non, non, ha un fanciullo, un bimbo giovanissimo, ancora non sarà magari in grado di. Se non con l'assistenza del papà, della mamma o del nonno o dello zio, però eh, certamente su un'età che comincia eh, a crescere, dove comincia con attenzione a scegliere, ad esempio, il proprio francobollo, cominciare a guardarlo è certamente una bella cosa, eh. quindi tenete d'occhio quelli che possono essere i segni e i segnali da parte proprio dei, eh, dei vostri cari ragazzi. Se, eh, se, ovviamente se per chi invece è lui stesso collezionista, ci rivolgiamo anche a loro, ovviamente, beh, eh, avremo modo di apprezzare anche, ad esempio, le buste con i penny black, a vostra richiesta e a vostra discrezione. Bene, allora cominciamo subito da una nota, un'ideale partenza. Abbiamo delle monete in argento che ci portano al mondo eh, greco e romano. Abbiamo delle monete greche, le più grandi, se vedete in quella, adesso in quella ripresa, troveremo dei denari in argento, sono quelli di destra, eh, e sono dell'impero romano, che è una bella dimensione. Attenzione, non sono delle monetine, tanto per indicare la dimensione, eh, passatemi questo termine. Però siamo anche al cospetto sulla sinistra di due monete che vorremmo definire eh, di, di grande caratura e non solo di grande dimensione, che ci importano al mondo delle origini. Perché la Lidia, perché eh, le zone del vicino oriente, perché quello che subito sfocia nel mondo greco è proprio l'origine stessa della moneta. Pensiamo al re Creso subito influenza eh, eh, le colonie e quella che poi è la Grecia che conosciamo. L'immagine e dell l'effigio delle monete greche del, del periodo antico sono non dedicate al volto dell'imperatore o se l'imperatore, che non esisteva come termine, no? Vi erano i tiranni, vi erano altre figure, ma non c'era nella polis, eh, nella polis non c'era una... Potrebbe essere una figura di riferimento, ma non doveva certo essersi rappresentato sulle monete. Addirittura vi sono degli storici dell'epoca e dei filosofi dell'epoca che eh, non consideravano assolutamente appropriato eh, commercializzare, scambiare metalli. Eh, preziosi, oggi usiamo questo termine, argento in primis. Lo consideravano volgare, consideravano ricchezza immeritata, c'era addirittura il sospetto. E, ecco, addirittura si parlò con pregio di monete, diciamo, di bronzo, addirittura di legno. No? Quindi ci sono veramente delle. Gli stessi spartani non consideravano virile l'utilizzo di, di certe finezze di questo genere. E infatti la moneta in, in Asparta cominciò eh, quando ci fu una certa estensione eh, in base alle guerre del Peloponneso. Eh, adesso vediamo però eh, due monete tetradramma di Racle quindi quattro dracme, quella che vediamo a sinistra. Siamo nel 325 dal 325 al 315 e, e quindi siamo ancora è perfettamente eh, nel momento di Alessandro Magno o al termine è della, della vita di Alessandro Magno, 336-323 a.C., qui siamo 325-315 in argento, 25 mm. Ecco, potremmo dire che il volto di Eracle è una trasfigurazione o viceversa del volto di Alessandro Magno, quindi questo simbolo, questo semidio e poi la sostanza stessa alla quale si ispira Alessandro Magno. Bellissima moneta con qualità al 40%, infatti, è del regno di Macedonia, nella zecca di Pella, una delle più eh, conosciute e accreditate, con questa bella testa giovanile di Eracle. E eh, quando vuoi, eh, e eh, rivestita le fauci aperte del leone, ma andiamo a vedere anche il eh, rovescio di Eracle. Posso? Grazie, perfetto. E, e andiamo a vedere eh, il um, rovescio di questa moneta che ci rappresenta un'altra figura così autorevole, addirittura il padre degli dei e cioè signori, essendo in Grecia non parliamo di Giove, ma parliamo chiaramente di Zeus, quindi l'effigio di Zeus seduto a sinistra su un trono con schienale, un'aquila tenuta con la mano destra protesa in avanti, un lungo scettro verticale, lo vedete a mano sinistra, quindi alla destra di chi osserva, nel campo un simbolo costituito da un'ape rivolta verso destra su una rosa, eh, su una rosa. Bellissimo. Quindi eh, si vede bene il roseto, questo arbusto, e poi si vede bene eh, si intravede bene direi anche l'ape al di sotto proprio eh, del, dell'aquila. Sulla destra, parallelamente allo scettro, il nome Alessandro in caratteri greci. quindi... Alessandro Magno per il grande Zeus, Alessandro Magno per il grande il dritto e comunque la testa giovanile di Eracle, o Eracle che dir si voglia, con l'importanza anche la bellezza, bravissimo. Vedete come in realtà in questo ritratto, questo famoso mosaico. Che fu trovato a Pompei, poi portato al Museo Archeologico di Napoli. Eh, ma che, che rappresenta probabilmente un'immagine abbastanza eh, similare al volto di Alessandro. Poi ci sono delle caratteristiche iconografiche, con questi occhi ancora più aperti: no? probabilmente segno di, di lungimiranza, di vista acuta, vista anche nel senso di, eh, di, 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 di rompente forza. Ma Troviamo delle affinità no? con questa eh, effigia importante moneta, il, te, il te, tetradramma tetra eh? 40% di qualità, che è una qualità incredibile per una moneta di 2300 anni fa, diremmo quasi giusti, giusti. Eh? O poco ci manca: 325-315. E ricordiamo che anche dopo la morte di Alessandro le monete che facevano riferimento a lui furono molte e, e i, suoi, ehm, diciamo i suoi eredi, i suoi generali eh, divisi in diversi territori esalteranno ancora, continueranno con questa disugnanza a nome compreso per dare e ricevere autorità, eh? la moneta di Alessandro diventava una garanzia anche di potere. Eh, quindi eh, era un'investitura tutto sommato, dicendo: Io sono erede, eh, non, magari non di sangue, ma di, eh, di, 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 di battaglie, di, di, eh, sono stato nominato e quindi ho autorità anche nel governo. Eh, la proposta per questa bella moneta, tra l'altro, eh, un 40% significa una qualità elevata, abbiamo già detto percentuale eh, proprio per quanto concerne la la tempistica, eh, lo stato di conservazione del tempo meglio, e siamo sotto i 2000 euro, 1980 euro che potrete pagare anche a piccole scadenze mensili. Parlatene con noi, siamo assolutamente disponibili nel pagamento. Eh? Parlatene con noi chiaramente e vi metterete d'accordo nel momento della consegna. L'importante è adesso arrivare ai primi e centrarla a 1980. Va bene, allora ci siamo. Guarda qua, eh sì, perché poi è forza di. Eh, una chiamata, no, Alberto, una sola chiamata, eh, solo una. Mi raccomando, eh, grazie sempre al nostro centralino per essere presente. Eh, qui stiamo vivendo l'infanzia, bravo Enrico, sta veramente. Eh, eh, saccheggiando tutte le fotografie possibili, ti ringrazio amico, eh, questo è, è il piccolo, il piccolo Eracle eh, che già da piccolo rivelava delle doti eh, spiccate all'eroismo e all'intraprendenza e anche alla forza. Eh, intanto, a 1980, eh, nello stato di conservazione si legge bene. La centratura della moneta, vi ricordo ogni moneta era alla fine un'opera, potremmo definirla un pezzo unico perché su ogni moneta bisognava veramente far cadere sul tondello d'argento il martello, eh, su una base d'appoggio ovviamente che si, si imprimeva sull'altro lato, potremmo definirla quasi una piccola incudine e il martello battendo eh, andava a imprimere la moneta sui due, eh, sulle due facce, sui due lati. Quindi ogni moneta un colpo, ogni moneta un colpo, la ricchezza dell'argento che supera addirittura mh, come metro di valutazione delle monete d'oro, non dico di prezzo, ma eh, come dominante era data dai grandi, dalle grandi miniere che Esistevano, Atene ad esempio diventa grande anche grazie alla ricchezza dell'argento, delle sue miniere, non strettamente la moneta. La moneta è ancora un passo successivo. I primi scambi potevano essere anche in argento, ma vi erano degli spiedi così chiamati: vi erano del in forma di lingotta primordiale, vi erano cioè delle, eh, delle, uno scambio di. Eh, anche di metalli preziosi, poi ci sarà ulteriormente la moneta che diventa veramente l'egida di una, di una città, di una polis. Anche in questo caso, quando una città indipendente batteva moneta, si accreditava ulteriormente. Ecco poi una rincorsa, non immediata, ma nel tempo, in quel senso. Vediamo anche la seconda, perché ne portata, abbiamo portato un'altra moneta greca. Eh, se ricordate quel volto di Eracle, possiamo rivederlo in qualsiasi momento, andiamo anche a vedere il bel volto beh, dionisiaco eh, di un momento successivo, eh, quindi momento ellenistico e ancora si sviluppa quando nel mondo greco... l'impero romano comincia a far capolino e non poco. Dopo il 146 a.C. il tetradramma, quindi sempre quattro, tetra, quattro dracme di Dioniso, argento 35% la qualità, 2120 la richiesta, è la proposta numero due. Come avrete notato, la possibilità di vedere, di, di girare la moneta, di farla apprezzare eh, sul rovescio è fondamentale, ma vi anticipo subito che la qualità dichiarata a Bolaffi tiene conto di entrambe queste cose, cioè di entrambe meglio le facce della moneta, di entrambe le sue ehm, Caratteristiche eh, anche del bordo, ovviamente, quindi viene analizzata in tutte le sue parti. Guardate un po': chi troviamo? <ride> Se dall'altra parte abbiamo trovato Zeus perché il volto di Eracle era sulla, eh, sul dritto della moneta, qui invece scopriamo sul rovescio beh, ancora una presenza molto, molto, molto importante dovremmo dire. E cioè troviamo lo stesso Eracle, ma questa volta stante, quindi in piedi, rivolto verso sinistra, una clava nella mano destra, con la sinistra regge, tiene um, appoggiata la famosa pelle del leone, una delle sue fatiche e delle sue vittorie, tra la clava e una gamba nel campo a sinistra la lettera M, ai lati di Eracle in esergo... Quindi al di sotto, una scritta al di sotto della linea diciamo, della terra, dei suoi piedi, in caratteri greci che eh, significa Eracle o Eracle, protettore di Tasos, zecca di Tasos, isole della Tracia. Ed era una, un porto sicuro per, eh, anche per i mercanti che si muovevano sulla costa della Tracia, quindi grandi scampi commerciali. E poi Filippo II annette al Regno di Macedonia l'isola, i Romani la sottraggono ai macedoni nel 196, quindi eh, ovviamente prima, sempre avanti Cristo, prima di tale data, e eh, permisero: i Romani ne fecero un protettorato e permisero eh, l'emissione di una monetazione autonoma. Quindi, già sotto legida di Roma, Roma trattava in un certo senso bene chi cercava di aderire, di avvicinarsi all'impero e quindi possibilità di battere moneta con queste specifiche caratteristiche anche nell'anno che stiamo adesso analizzando e cioè in questo caso dopo il 146 a.C. figura vigorosa quella di Eracle anche qua con la leggenda le iscrizioni completamente integre eh, si segnala la bella qualità e quindi e anche la severità, se vogliamo, perché 35% di qualità, che è una buona qualità, è una indicazione severa, no? Si potrebbe anche immaginare un 40%, va bene, giusto così è giusto essere molto, molto attenti e non fare come si vuol dire sconti a nessuno per quanto riguarda la qualità, eh, per il resto, ovviamente. Ehm, il prezzo Bolafio è un prezzo che già tiene conto di tutte le possibilità ehm, per il nostro pubblico da offrire al nostro pubblico. Quindi con circa 2000 euro una e l'altra, le leggere differenze, siamo a presentare infatti due momenti storici ma legati sempre al mondo dell'antica Grecia in argento. Ora signori, con gioia voglio annunciarvi a breve distanza: in realtà passano circa 200 anni dalla seconda moneta che abbiamo visto, anche, no, anche di più, eh. Eh, siamo a circa eh, 250 anni. Comunque, vediamo due monete di un periodo fulgido legate al mondo dell'impero romano. Sono sempre denari in argento. Le abbiamo abbinate perché i due cugini e soprattutto le due figure così importanti ispaniche, Traiano e Adriano, garantiranno, assesteranno l'impero romano ai massimi confini e garantiranno, uno con le battaglie e l'altro con la diplomazia e un mettere in sicurezza i confini, ancora prosperità a Roma allungando il tempo di vita dell'impero romano. Le abbiamo collocate in un cofanetto, i più attenti ascoltatori le avranno magari addirittura scelte, acquistate, spero l'abbiano fatto, se così non fosse possono farle adesso, perché con uno sforzo immane, ancora alla soglia del nuovo anno, perché Cristina quanto manca al nuovo anno? 20 giorni? No, 15 giorni eh, circa. È già diciamo 10 giorni, mamma mia. 11, 12. È così. Eh, gustiamocela, signori. Arrivido per tempo. Porta meglio fare l'acquisto con l'anno vecchio, che ancora non è vecchio però. Eh. Eh, porta meglio. Allora, no, veramente, abbiamo stretto i denti. L'azienda Bolaffi ha stretto i denti per riuscire a dire, signori, ma attenzione a 390 euro questo cofanetto non è non sto qui a dire vabbè vediamo il, co il, il cofanetto è il regalo dice Beh, bello sforzo è bello ma ci mancherebbe è ciò che contiene vengono protette da due capsule li mettete le inserite nella in quei fori che adesso non vedete perché sono la base del cofanetto, chiudete, magari ne fate un regalo se volete, ma è l'importanza dei due imperatori, oggi i denari d'argento, ma non costano 3,90 l'uno, di più. Ora, senza arrivare a toccare, non so, la rarità, la monetazione di Augusto o di un Nerone che vanno sopra i 1000 euro, hm? e non di poco in certi casi, addirittura Nerone, ne, ne abbiamo uno, siamo a 1925 euro, poi lo mostreremo. Ma qua parlare di 3,90 è il prezzo di mezzo denaro, eh? e non di un denaro, di tre denari d'argento dei grandi imperatori. Eh, con Ad, Traiano e Adriano, quindi mi raccomando, vediamo. 390 è scritto nero su bianco. Ho qualche chiamata. Ringrazio la Bolaffi eh, per poter avere ancora, essersi ancora uh, spesa su questa possibilità a livello di prezzo, eh, a livello di monete, a livello di proposta così importante. Va bene così. Poi apprezzeremo anche i rovesci, certamente. ma Teniamo proprio all'attenzione del nostro pubblico queste due importanti eh, figure, importanti imperatori, ripeto, 390 euro. Il denaro d'argento, anche per quanto concerne la nostra realtà eh, di, di, di numismatica, è stato la discriminante nel tempo dell'impero romano. Quindi era il denaro d'argento che si... Eh, che si prendeva come riferimento nelle diverse monetazioni. Eh, sì, ma ci mancherebbe, cioè, guarda, me lo portate dopo le feste e lo pago dopo le feste, però me ne tenete da parte, e mica vi obblighiamo a riceverlo domattina, eh? e, e, e ci mancherebbe. E quindi, e quindi l'invito è quello di poter vedere, certo qualche chiamata. Qualche chiamata è possibile. Mettete le due monete all'interno delle loro capsule. Aspetta, eh, facciamo proprio, mo diamo modo di poterle apprezzare come tale. Le due capsule. Eccole qua vengono messe all'interno delle due capsule sono ferme potete maneggiarle, sono state maneggiate in, in questo um, certo ovviamente vedete i raggi interni della capsula che tengono ferma la moneta si aprono semplicemente e eh, inserite all'interno che è all'interno di questo vano quindi le avete in bella vista potete apprezzare il dritto e il rovescio ma nello stesso tempo quando volete aprirle e maneggiarle sempre con cura perché sono monete che hanno circolato a tutti... Sì, scusami. una conferma da parte del signor Francesco dalla provincia di Palla. Grazie. Per il ditico Traiano Adriano 390, per il ditico numero... Beh, le due monete, numero 36. Eh, proposta numero 36. Poi, ancora... Eh, Un'altra sorpresa che voglio mostrarvi è quella che abbiamo accanto, ma andiamo per ordine, anzi, stiamo ancora un attimo su Traiano, va benissimo questa immagine, va benissimo questa immagine eh, mentre eh, finché i telefoni non si abbassano. Io continuo a vederle con voi, continuo a presentarvele eh, signori, perché è eh, bello questo abbinamento eh, di denari eh, per par condicio. Eh rosa beh è un termine che no, per bellezza e comunque perché dovuto ci mancherebbe andiamo a vedere l'altra scusami, scusami okay. andiamo a vedere l'altra proposta ho recuperato la mia capsula e sono due ancora monete due monete che collochiamo sempre in analoga capsula e in analogo cofanetto eh, che presenta i due dittici, ma sono due monete con figura femminile, non sul rovescio come potrebbe capitare dove magari sul retro eh, di un denaro di un imperatore troviamo una dedica, una divinità che potrebbe però essere anche la madre. Eh. No, è soggetto protagonista. Signori, vi presento le... I denari delle imperatrici, le divine imperatrici perché vennero divinizzate dopo la loro morte, specificatamente Faustina Maior e Vibia Sabina con Faustina Maior che si chiamava Annia Galeria Faustina Augusta, che sposa Antonino Pio, colui che succede ad Adriano. Nello stesso anno in cui sale al trono, nel 138 d.C., viene chiamata Augusta, muore nei primi mesi del 141 e fu consacrata. Le effigie della diva Faustina continuano fino alla morte di Antonino Pio. Notino la bella conciatura. Vi sono ai Musei Capitolini diverse copie e ritratti eh, del suo volto. E come tale possiamo apprezzare anche la sua morbidezza. Sulla destra, quindi in ordine cronologico, prima di Faustina Maior, troviamo la moglie di Adriano, Vibia Sabina una matrona romana già in giovane età, diciamo, eh, aveva una, una sua immagine in tal genere, così sembrano segnalare gli storici, e Vibia Sabina, moglie di Adriano, anche lei figura, se vogliamo, un pochino più posta da parte rispetto eh, a ciò che era il mondo di Adriano, ma eh, che venne anche lei divinizzata. Quindi, comunque, due consorti di importanti imperatori. Nel caso poi di Faustina Maior, l'immagine precedente, troviamo veramente una devozione, un amore coniugale che sembra effettivamente così. Anche dopo la sua morte vennero istituite proprio delle donazioni a suo nome per le giovani fanciulle indigenti dell'impero romano, quindi ci furono veramente dei gesti che la rammentarono con frequenza. Per tutte e due le proposte siamo alla numero 37, io vi do una data, 128-141 d.C., quindi ci muoviamo in un arco di tempo che comprende le due realtà delle imperatrici, una richiesta di 790 euro, che non è richiesta elevata. Non è, ecco qui, veramente dovremmo dire il prezzo non di mezza ma di una. I'm sorry. Facciamo una cosa speciale: 7,50. 7,50, grazie. Numero 37. 750 euro. Eccoli qua: le due monete, le due. Scusate, la Faustina Maior con Antonino eh, Pio. Successore di Adriano, quindi proposta numero 37 750 euro. Ribadisco quello che stavo dicendo, maggior ragione 750, è veramente il prezzo di un, di un denaro in argento di buono, in buona qualità, quella qualità che definiamo sempre Bolaffi. Eh, non dico il prezzo di metà denaro ma di uno sì. Quindi dovremmo immaginare almeno 1500 euro, lo dico francamente. 7,50, non ci piace scrivere gamma sconti, eccetera, ma questa proposta e chissà che non vi venga in mente a questo caso dicendo, beh, in effetti se questi sono realmente i prezzi, insieme al piacere di avere due imperatori del calibro di Traiano e Adriano, sceglierò a 3,90 quello splendido cofanetto, quel giusto cofanetto di importanti denari romani che non sono assolutamente poi da dimenticare qualora si diventasse collezionisti. Avete già una base interessante, avete già due imperatori importanti, anzi importantissimi, potrebbe essere veramente il giusto passo per muovere nella direzione di tale scelta, di tale acquisizione. Con tre, no, scusami, ma 3,90 siamo a meno di 201. Siamo a 195 euro luna. Grazie, no Cristina lo sai, va bene, grazie per chiedermelo. Non li diamo separatamente. Non li diamo separatamente. Intanto, sì, volentieri, vol vediamole. Ma sarebbe. ha ah, lo stesso. Allora, la persona di prima, Cristina, vedere anche le, le divine imperatrici. Sì, vediamole, vediamole un attimo, vediamole un attimo. Per le divine imperatrici, andiamo a vedere. O i denari delle imperatrici, eh? che dir si voglia. Francesco, dobbiamo venire da lei, no? Ci ha chiesto di passare da lei probabilmente, sì, centralino me lo conferma. Portare un cofanetto in più non ci pesa per niente. Portare un cofanetto in più non è un peso ulteriore, tutt'altro. Quindi, a vedere anche i denari delle imperatrici, ma ben venga. Ci, fa, ci faccia sapere. Sì, sì, conferma anche, anche questo cofanetto in visione. Certamente. Benissimo, benissimo. Eh, allora, avete 750, 390 con quattro denari d'argento. Tra l'altro, uh, mamma mia, sai cosa potremmo fare? Beh, adesso, ma avete moglie e marito, cioè mettere insieme. Mettere insieme no eh, Traiano, non possiamo metterlo insieme a Faustino Maio, ma Adriano e, eh, e la sua consorte eh, potrebbero certamente essere anche immaginati assieme, potrebbe essere un'idea. No, a noi piace presentare in questo modo rispettando proprio un senso di eh, gerarchia, se vogliamo, a livello di eh, successione ai troni, solo per quello. Eh. Quindi... Mh, c'è proprio questa continuità Traiano, Adriano e la sua consorte, eh, Antonino Pio, mh, e, eh, che non vediamo fisicamente in questa proposta, ma abbiamo appunto Faustina Maior, la sua consorte. Quindi eh, ci muoviamo su un certo tempo eh, del grande impero di Roma. Bene, allora ci facciano ovviamente sapere per poter sempre segnalare questa ulteriore possibilità, andiamo a vedere un attimo anche le altre monete, eh, nello specifico vi abbiamo lasciato, non lo nascondo, ieri abbiamo un attimo solo accennato alla, eh, alle due guinee, ieri sera eh, era dovuto, sono arrivate chiamate informative, no, non conferme, ne abbiamo una sola, eh, attenzione per tipo le vediamo nuovamente abbiamo dato appuntamento proprio a oggi per poterle rivedere eh, dalle, dalle 18.30 quindi eh, rispettiamo proprio il tempo di richiesta una richiesta solo in, non c'è eh, prelazione di conferma quindi una vostra segnalazione che con piacere andiamo ad accontentare vediamo le famose guinee di, di Re Giorgio le guinee di Giorgio III Ovviamente Gran Bretagna. La proposta è per quella che viene chiamato Spada Guinea, o Spade Guinea, sarebbe poi letteralmente Spade Guinea, perché Guinea nasce proprio dal termine dalla, dalla, Guinea, dalla Guinea africana. Eh, come stato, come luogo perché ancora non era esattamente uno stato allora del centro Africa eh, spade significa eh, anche vanga o pala in inglese e nelle carte del gioco indica appunto le picche l'oro eh, di queste guinee segnalano da un lato i diversi, eh, diversi, diversi stemmi araldici simboli araldici mentre sul dritto troviamo il volto di re Giorgio Giorgio III dal 1738 al 1820, con un regno che durò dal 1760 E, dal, e al 1801, quindi abbiamo un momento eh, proprio importante, perché re di Gran Bretagna e d'Irlanda di dal 1760 al 1801, sovrano del Regno Unito, eh, beh, fu lunghissimo la sua, eh, la sua, il suo regno. Tra l'altro ancora nel 1811 nonostante un crollo psichico forte il figlio maggiore del re Giorgio Augusto Federico governò come reggente fino alla morte, eh, muore nel 1820, quindi se calcoliamo gli anni di regno anche con la reggente dal 1760 al 1820 eh, sono ben 60 anni di regno eh, e terzo dopo la regina Elisabetta seconda e eh, vittoria mm? quindi che era la regina vittoria sua nipote la regina vittoria che sarà la regina del penny black bene allora, allora ci siamo eh, richieste sulla sinistra vediamo la guinea d'oro guinea che viene ancora utilizzato come termine fino a poco tempo fa non solo giornatissimo su, que su quello anche quando si compravano cavalli eh, opere d'arte si utilizzava ancora il termine guinea eh, un po' snob se vogliamo a ah, noi vi piacciono queste note un po' alla, eh, ai dendi inglesi eh. perché vuoi sempre comprare monete? No, scherzo, va benissimo, va benissimo. Grazie, grazie Alberto. Le vediamo tutte e due. Allora, eh, intanto questa è inquadrata, bravo, bravissimo. Alcune scene della pazzia di Re Giorgio, eh, lo andiamo proprio a dichiarare. La vanga o la pala che vediamo, attenzione signori, a richiesta di 2400 euro, Cristina. In quante rate eventualmente possono pagarlo? Me lo dici ad alta voce che sentano? Anche 10 rate da 240 euro l'uno. Senza... E fa 2004, ma scusa, 10 rate e noi, noi sì, si può fare. Bene, benissimo. Così avete sentito anche la voce di Cristina, la prossima volta gli passo il microfono, così vi commuovete per il suo raffreddore, telefonate, eh, eh, facendogli gli auguri. Eh, esattamente, esattamente. Allora, questa è una possibilità a 240 euro al mese. Eccola dei grazia, eh, per grazia di Dio. Giorgio III, imperatore re, sottinteso per grazia di Dio, ma troviamo anche sul rovescio la leggenda, perché il dritto ovviamente il volto in costume rigorosamente settecentesco. Prima Enrico ci ha fatto vedere un'immagine, il volto del re o, o, o proprio la sua effigie e potremmo anche in questo caso ricordarlo, eh, se è disponibile proprio l'immagine del re. Di Giorgio III. Guardate i costumi che venivano, le vesti, come erano vestiti gli imperatori e re inglesi ancora nel, nel, nella metà del Settecento. Eccolo qua, eccolo qui. Guarda che mondo! Ma do, dove, dove si può trovare la storia, acquistarla anche nel mondo del prezioso? su una moneta, le guinee signori sono collezionate nel mondo, per chi ci va bene, la moneta italiana è collezionata nel mondo, in alcuni casi sì, beh non parliamo dell'impero romano se vogliamo estendere la nostra penisola anche a questa realtà, potremmo, ma l'impero, eh, la Gran Bretagna certamente ha fior fior di collezionisti. Allora in questo caso vi suggerisco di diventare collezionisti nell'ambito dell'intero nell dell panorama mondiale. E eh, questo vi consiglio, perché scegliendo una Guinea, attenzione, cercherò di trovare un termine differente, perché non tutti, mh, io amo questo termine, eh? Eh, ma non tutti dicono, ma sai, collezionista mi diventa un po' impegnativo, mi spaventa un po', comincio magari con questa moneta, poi quali dovrò averne per considerarmi tale. È un termine ampio, non ristretto, e collezionista è chi colleziona, chi sceglie, chi cerca, ma non significa che dovete avere il mondo. Potreste anche avere i sei rovesci diversi delle Guinee, qui ne abbiamo due, ad esempio. Potreste cercare eh, monete di un certo un momento storico, potreste dire: ma io colleziono un momento storico, che qual è questo momento storico? È quello della rivoluzione industriale e quello, ad esempio, sotto di lui, primi sentori. Sotto di lui la prima condizione di monete eh, in Gran Bretagna eh, con il metodo meccanico, quindi comprese, quindi abbiamo veramente e magari la regina vittoria, con i francobolli, col penny black. E allora diventate. Troveremo un termine ulteriore, non per forza un sinonimo, no? Un po' si potrebbe dire connessore, si potrebbe dire appassionati, si potrebbe dire, ecco, questo è importante poterlo definire. Questo è molto importante definirlo. E attenzione, vi mettete con questa scelta al passo, al passo, con la realtà, una realtà diremmo mondiale. Mondiale. Perché? Perché l'aspetto di questa Guinea d'Oro è un aspetto mondiale. Sotto di lui ci saranno tanti eventi, l'indipendenza degli Stati Uniti, le guerre napoleoniche, cioè dove affronterà veramente un momento storico saliente. Eh, vedetele, tutte e due, signori, capita la fortuna, la fortuna. E poter avere entrambe non capita tutti i giorni, non abbiamo i forzieri pieni. Siamo riusciti a trovare due Guinee, due Guinee eh, d'oro. Vediamo tra breve anche la seconda. Ma se vanno in conferma in visione senza impegno, queste eh, le cercheremo. Ma la stessa qualità, lo stesso prezzo. E chi può garantirlo? Non è che ne abbiamo, dici guarda tanto aprono i forzieri, no, noi la vera ricchezza è chi prende e tiene. Vediamo la seconda, io veramente... Se avete, signori, se volete darvi un budget di ehm, 5.000 euro circa, 4.900, questa costa eh, 2.500 euro. E volete pagarle nei famosi non più 100 euro al mese? 200, scusate, 400. Vabbè, scegliete la formula che preferite. Nei 10 mesi di riguardo, ne prendo due. È possibile, ma ci sono tante alternative. No, anche subito, Cristina. Anche subito, eh? Sì. Anche subito. Senza impegno? Senza impegno, assolutamente. Allora, vediamo le Guinée. Fate le vostre richieste perché ci fa immenso piacere. Immenso piacere. Allora, stiamo sull'altra sull guinea, eccola qua, benissimo, abbiamo già il dritto rovescio, vero? Grazie Enrico. Il rovescio non ha più la forma della pala, la guinea di destra, ma bensì eh, ha una, sempre uno scudo araldico dove entrano i diversi rami. Eh, dalla, dalla Mitteleuropa d'Europa alla Francia e diversi rami nonché i diversi regni che appartengono alla Gran Bretagna perché non si dia così scontata la Gran Bretagna in quel momento storico, eh, fu re di Gran Bretagna, re d'Irlanda, sovrano poi del Regno Unito. Eh, e quindi vi sono ancora dei passaggi ulteriori di indicazione in, eh, anche delle, nei simboli che appaiono sul rovescio che stiamo vedendo quindi sei diversi dritti scusate io ho fatto sei rovesci sei diversi dritti e tre diversi rovesci furono quelle delle Guinée ma nel 1787 fu introdotto un nuovo disegno di rovescio appunto lo scudo francese antico le spade guinea a cui vi ho fatto riferimento sulla moneta precedente. 1794 e 1782 i due anni, 94 le spade guinea e eh, 82 quella 2005 eh, sono anni di differenza, c'è un'ulteriore realtà, quei 100 euro di differenza sono dati eh, fondamentalmente da questo. Eh fondamentalmente da questo. Quindi benvengano le eh, diverse scelte e benvengano le diverse opportunità che vogliamo offrirvi, mentre sempre una buona attenzione alla visione e alla scelta della eh, proposta che adesso vi invitiamo a considerare perfettamente con noi, eh, teniamole, eh, c'è un po' di rifrazione, ah, ma è sempre una rifrazione che vedo io eh, sul, mio, eh, sul mio monitor, quindi mi dicono che dalla regia è tutto ok, molto bene, questo mi fa immenso, immenso piacere. Sì, eh, Giorgio Terzo. che bello sentire le vostre telefonate di richieste, di informazioni mi fa immenso piacere allora rivediamo un attimo perché c'è una conferma ancora sul, sulle imperatrici possiamo solo a quella 750 possiamo solo vederle un attimo ti prego perché abbiamo qualche disponibilità attenzione sono poche e non possiamo garantire in futuro eh, una, una possibilità di questo abbinamento a questo prezzo lo so, lo diciamo spesso, ma è così signori. Indietro di prezzo non scendono. Indietro di prezzo non vanno. Non vanno. Quindi abbiamo proprio la, il riferimento così sensibile a quello che vogliamo offrire. No, il 127 è digitale terrestre. L'altro sky. Eccole qui, Faustina Maior Faustina e Vibia Sabina, numero 37, seconda conferma e grazie per chi è al telefono con il nostro centralino, 750 euro. pensino che ci sono veri e propri trattati che hanno studiato la, non solo la conciatura, ma la rappresentazione nell'arte di queste figure eh, di queste divine auguste eh, di queste divine auguste quindi abbiamo il modo di poter scegliere vi faccio un breve, eh, breve accenno, perché se no, 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 lo so che incuriosiscono molto, le teniamo ancora un attimo. Eh. Allora, quella Faustina Maior che abbiamo inquadrato prima, quindi quella di sinistra, pensate che ad esempio di lei mancano ritratti giovanili, perché era divenuta imperatrice a 33 anni e qualcuno dirà, ma oggi si è pulzella a 33 anni, e allora no, era già un'età un po' matura. 15 copie e varianti di un suo ritratto noto specialmente dalla testa del Museo Capitolino sono stati inventariati nel mondo, sale Imperatori. Le forme del volto morbide, pianifuse e tranquilli, la scriminatura della fronte fermata da un legaccio completamente nascosto tra i capelli. Guardate come si, si torna proprio a questa immagine addirittura. Sulla nuca le lunghe chiome raccolte in numerose trecette sono tratte su fino al sommo del capo e formano una crocchia compatta. ecco qua. Questo è un ritratto di una scultura. Ma questo, questa moneta, vero e proprio bassorilievo, ne è fedelissima. Addirittura ci sono dei ritratti che sono postumi. Eccola qui. Bravissimo. Bravissimo, Enrico. Bravissimo. E Poi potremmo citare anche altri aspetti, eh, la testa su busto, quella a Napoli, due copie a Roma e Villa Borghese, e l'originale è servito da archetipo anche ad opere più tardi, perché nella Rotonda Vaticana, ad esempio, vennero messe opere d'arte e sculture più tarde della Faustina Maiore. Benissimo. Vedete come ogni moneta, cioè, osservandola, vedendola, diva eh, sulla sinistra, quindi divina, eh, e, e diventeranno la, dopo la loro morte saranno portate alla stregua divinizzate appunto di divinità del cielo. O del cielo comunque in grado di poter... Eh, anche proteggere, no? Questa figura divina aveva questa, riceveva invocazioni, riceveva offerte. Esattamente. Eh, sono due monete veramente incredibili. Io sono convinto che avendo il giusto tempo, ma quello potrete averlo voi con la conferma, il fascino di queste monete continui a esercitare la sua presenza proprio nella vostra specifica attenzione. Bene, grazie. Per par condicio, vediamo ancora una volta i due imperatori, Traiano e Adriano. Grazie, intanto, per la conferma ulteriore sulle divine imperatrici. Per par condicio, facciamo vedere il consorte di Bibbia Sabina e facciamo vedere Traiano, suo cugino, colui che concederà poi ad Adriano, il, darà ad Adriano il suo. Il mandato per governare dopo di lui. Benissimo. Eh? Benissimo, grazie. Splendida. Allora andiamo a questo punto a vedere. Andiamo a questo punto a vedere insieme le monete eh, i marenghi. Quindi andiamo a vedere i marenghi perché li abbiamo promesso in precedenza. Mi fai una bella carrellata quando possibile. Li andiamo a leggere in successione, sì, dal più diciamo, antico eh, al più vicino a noi nel tempo e quindi è un percorso assolutamente ricco. Allora, attenzione, eh? abbiamo messo accanto, troviamo accanto un Carlo Felice sulla destra del vostro teleschermo, datato 1826 e il Regno di Sardegna, sono le 20 dire, e il Marengo del Regno di Sardegna, una bella qualità peraltro sempre qualità bolaffi, e siamo nel 1826. La moneta invece accanto, quella di Carlo Alberto, 1849, anche qua apprezzabilissima, in realtà dovremmo forse invertire, cioè mettere prima certamente Carlo Felice, ma li vedete in questa condizione e, e sono assolutamente apprezzabili. Eh, mentre sulle richieste Benissimo, e allora salutiamo un gentile telespettatore allora, che ci segue dalla provincia di Ascoli Piceno che è con noi come nuovo telespettatore. Un benvenuto. Eh, ovviamente rispettiamo al massimo la privacy indicando una bellissima provincia ampia e senza nessun problema ovviamente di, 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 eh, di citazione è eh, per un nuovo telespettatore allora per lui ma non soltanto parliamo di questa importante fiore all'occhiello che sono i Marenghi d'Italia di cui la Bolaffi è fiera e orgogliosa perché è stata sempre un fiore all'occhiello se ci pensate il 1890 quando nasceva la Bolaffi il Marengo cioè quella moneta che potremmo definire europea che per peso e titolo d'oro aveva le eh, caratteristiche di essere scambiata. Un 20 lire aveva il valore di 20 franchi, quindi l'unità, il peso, il 20 come peso espresso, con alcune eccezioni come il rublo d'oro 7,5 che corrispondeva però al stesso peso e stesso eh, diametro e stesso titolo d'oro. Eh, permetteva veramente questo scambio, un euro ante litteram potremmo oggi dire e potremmo definire. Allora, signori, il Marengo diventa così importante proprio perché è oggetto di forte collezionismo, ma è oggetto di forte collezionismo anche in questo caso, io direi nel mondo, non solo in Europa perché, attenzione, vi sono delle realtà dove le monete locali non hanno grandi fonti di collezionismo. In certi luoghi non si usava anche nell'antichità non si usavano monete, eh, quando invece venivano usate in Grecia o in Roma Antica, quindi non è che tutto il mondo fosse uguale, no? E in certi luoghi ancora adesso vengono scambiate le conchiglie, il tempo passa, è ovvio, però, passa nel senso che ci si sta, però vi sono ancora dei luoghi dove esiste addirittura il baratto, per piccole cose, quindi... Non pensiamo che tutto il mondo sia, diciamo così, omologato, e questo forse è un bene. Il Marengo è una scelta opportuna, giusta, perché insieme alla monetazione d'oro mette però sul piatto della bilancia il valore storico, cioè un numero, un certo numero di tirature, un numero conosciuto, un numero che addirittura per quello italiano ci porta anche il catalogo del marengo che permette, questo è il catalogo, di leggere quante ne sono state tirate, quante ne sono stati eseguiti, quali, in quali anni. Questo è il catalogo dei marenghi italiani, sottile, perché dici non sono tantissimi, no, è vero, non sono tantissimi, però un numero giusto, sufficiente per farsi una bella collezione, senza bisogno di immaginare un'impossibilità nel riuscire a trovare questi marenghi. Riparto dall'inizio proprio per il gentile despietatore, ma so che c'è sempre pubblico nuovo anche all'ascolto e i marenghi vengono proprio presentati all'interno di questa, poi li vediamo eh, uno dopo l'altro, all'interno di questo nostro cofanetto, un cofanetto che in realtà contiene un libro e anche la possibilità di, eh, di, di collocare i marenghi, questo oggi lo diamo a chi sceglie due marenghi. In visione per conoscerci può essere la scelta migliore. Guarda, voglio cominciare, voglio sentire delle informazioni, voglio vederli, voglio investire magari 2000 euro per due marenghi, ci fa che vi permette di farlo addirittura anche su cifra inferiore no? o su cifra superiore, dipende dal tipo da quale Marengo si sceglie. Ma le caratteristiche sono quel peso storico che dà la realtà dell'origine di tutto, la battaglia di Spinetta-Marengo in provincia d'Alessandria, dove Napoleone sconfiggendo gli austriaci diventa e diventerà di lì a poco... Re d'Italia. Il primo Marengo, il Marengo di Marengo, che vedete addirittura in copertina, coniato alla zecca di Torino e per ovviamente per Napoleone, Repubblica Subalpina, il Marengo di Marengo, tra l'altro l'unica eccezione che supera di circa un millimetro eh, gli altri marenghi che sono di 21. Questo è l'inizio, ma all'inizio si sviluppano poi delle realtà importanti realtà legate e collegate ai diversi regnanti, perché dico si colleziona il mondo? Perché chi sceglie un marengo francese, eh, chi sceglie un marengo greco, usiamo la parola che conosciamo noi in Italia, ma è la parola che verrà definita internazionalmente, perché nasce da una località italiana, bene, poi approderà anche quello italiano ma come non volere un Marengo, ad esempio, di Napoleone o dell'Unità d'Italia, anche dall'estero. Certamente noi abbiamo un percorso vantaggioso perché lo trattiamo da sempre, l'abbiamo ultimamente codificato in questa bella e importante veste, ma nello stesso tempo, ecco qua Vittorio Manuel II, fino ad arrivare al Marengo del, del Papa, eh, Pio IX, fino ad arrivare agli ultimi marenghi, che adesso andremo a vedere però di persona, fisicamente qua presenti, che hanno raggiunto anche valori importanti e cresceranno sempre nel tempo come tutti gli altri. All'ultimo troveremo sempre quel catalogo a cui ho fatto riferimento su quell'estratto, dove ci sono indicazioni dei marenghi d'Italia. 20 lire si potevano spendere a Parigi, 20 franchi si potevano spendere, faccio esempio, a Milano, eh, la zecca di Milano, esempio, coniò dei Marenghi, come quella di Genova, come quella di Torino. Non basta, nella confezione che noi abbiamo a presentarvi, abbiamo visto il volume, abbiamo visto il, una cartellina che può contenere certificati di qualità, quelli che seguono il marengo, abbiamo un velluto che isola e prepara allo scrigno dove i marenghi verranno collocati. Non aspettino, signori, non attendano altri momenti, eh? perché non è che diceva fino all'inizio anno non ci saranno momenti, e chi può dirlo? E chi può dirlo? Apro con grande semplicità, qui vi è una calamita. Apro con grande semplicità questa confezione. Apro, o meglio, mostro la capsula, il fondo ovviamente è anche in questo caso sul blu a ospitare questa capsula che vedrà all'interno con grande semplicità si apre, semplicemente si colloca all'interno del marengo e questa può diventare una collezione e questo scrigno entra nella più piccola cassetta di sicurezza di qualsiasi banca. E questo scrigno entra all'interno dei parallelepipedi che potranno diventare a loro volta altri scrigni quando e se vorrete continuare la collezione. Ma una collezione non obbligata, certo. I marenghi d'Italia sono quelli, eccoli qua. Ma potrete dire: No, ma io voglio fare solo quello centrale con i marenghi di Vittorio Emanuele II, eh, di Umberto I, eh, dei Savoia, del passaggio all'Unità d'Italia. È possibilissimo, certo, mi metto magari un pio nono perché anche lui ebbe a che fare con Re Vittorio Emanuele II e costruisco la mia collezione, che è una, è una scelta bellissima io trovo, sì 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 va benissimo, una scelta bellissima. Allora andiamo a vederli perché se no questo lo diamo in regalo, eh? Ci siamo fieri proprio di questa specifica proposta, andiamo a vedere nell'ordine, anzi sapete cosa facciamo? Partiamo dall'ultimo, visto che abbiamo sfogliato insieme, facciamo una cosa allora, facciamo un bel… allora l'ultimo in ordine di tempo è il cosiddetto fascetto o fascio della, ehm, di Vittorio Emanuele III, il re numismatico, che celebra, vedete, il fascio littorio che celebra il primo anniversario della marcia su Roma, qui ci sono degli, dei dati per poter… Quali considerare la qualità media presente sul mercato eccetera, ma vi specificheremo poi tutto. Tiratura soltanto 20.000, zecca di Roma, ovviamente moneta autentica, 1923, apprezzatissima perché ne sono pochissime. Alcune vennero fuse dando oro allo Stato, famoso oro per la patria, altre vennero fermate come gioielli perché si ostentavano letteralmente, eh? Quindi eh, sono veramente dei gioielli da poter apprezzare. Ehm, allora, ma come moneta, magari eh, coi fermi venivano graffiati. Quindi la qualità è importante, la qualità Bolafi viene costantemente dichiarata. Andiamo a vedere: quando puoi la moneta stessa? Benissimo, il fascio è quella di destra. Eh, attenzione, ovviamente, non si parla in questo caso di politica, cioè è un dato di fatto storico. Il momento storico è quello. E per, ho eh, detto anche fascetto, appunto. Siamo alla proposta numero 19: 70% di qualità, fatto salvo il 100%, che sarebbe un fior di conio praticamente introvabile vista l'epoca. Consideriamo il 70% come una qualità veramente, veramente alta. Vi mostro anche: prima, vi do il prezzo, moneta molto apprezzata, molto apprezzata. Siamo a 5.600 euro, pagabile anche nel tempo. Se volete, vi mostro un attimo, ecco qui. questa è la littorina non è il littorio eh. allora no va bene 20 lire fascio eccola qua 70% di qualità fotografia del fascio, del, della moneta che state vedendo su un lato l'effigio di Vittorio Emanuele e eh, terzo, e sull'altro appunto il fascio littorio con scura a destra il valore su due righe in basso il segno di zecca la zecca è quella di Roma, a sinistra dal centro verso il basso su Tre righe, ottobre 1922, triangolino 1923. E la proposta è il numero 19. Andiamo e procediamo nel vedere altra precedente moneta, sempre Marengo. Caratteristiche oro 900 millesimi, 6,45 grammatura, 21 mm, la famosa aratrice. Poi vi posso mostrare dritto che è il volto del, di Vittorio Manuele III chiaramente, ma si distingue prettamente dalle differenze anche del rovescio. E questa figura femminile che rappresenta l'Italia agricola. 60.000 furono gli esemplari eh, tirati, coniati, zecca di Roma, laratrice, 20 dire sempre ovviamente, del 1912 in questo caso, 70% di qualità, sempre 5.600. 5.600 euro. Regno d'Italia, lire 20. Un passo ancora alla precedente, 1905, tirata tra il 1902 e il 1910. Solo 10.800 esemplari, anche questa è chiaramente pubblicata su catalogo. La vediamo, la nostra aquila sabauda, apprezzatissima con una richiesta di 6.460 euro. Cifra curiosa, dirà qualcuno, anche questi 60 euro, ma c'è un conteggio, un computo preciso che evita da una parte la bolla speculativa, dall'altra quel dire regalo tutto che non è vero, cioè che non è possibile, no? Regalo. Queste non sono monete frutto di una moda, non sono le monete quando scelte con cura frutto di una tendenza. No? Quindi si deve veramente parlare di un rigore dovuto proprio per mettere al sicuro ogni vostro acquisto, anche il più piccolo. E questo non è un acquisto piccolo, si sta parlando di importanti monete. 6.460 euro, numero 17. Andiamo avanti, o meglio andiamo indietro nel tempo, perché adesso andiamo a incontrare Sua Maestà, termine padre della patria, possiamo utilizzarlo. Ed è un Vittorio e, Vittorio Emanuele II Regno di Sardegna perché ancora non siamo all'unità d'Italia, infatti viene definito collo lungo collo lungo una qualità signori del 40%

1853 è la data, certo, scusate. Eh. Eh, quindi... Eh, 1853, attenzione, può essere anche il 59, cioè abbiamo qualche chiamata possibile, quindi... Eh, a parità di qualità eh, a parità di qualità possiamo andare eh, in questo caso 1853 certo eh, ma non importa lo indico io al limite la data eh, se possiamo avere la fascetta del prezzo soltanto perché questo è veramente una data richiestissima quindi l'abbiamo inserita all'ultimo sì, sì 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 siamo a una richiesta di 700 e. Sì, va bene, va bene, sì, 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 sì. 715 euro. Proposta numero 16: 715 euro. Soltanto due marenghi da scegliere da abbinare. Allora, posso girare anche questo così? Anzi, questo qua lo giriamo proprio perché abbiamo il volto dell'imperatore, il volto di Vittorio Emanuele II del eh, re, futuro re d'Italia la leggenda è ancora in, eh, in latino perché troviamo il suo, la sua indicazione eh, con leggenda in latino, c'è cioè la scritta prima dell'unità, nel 61 in poi le scritte saranno in italiano eh? quindi vedete questi sono il, i territori non c'è scritto Regno d'Italia sono i territori e i luoghi di Savoia eh? anche se già in quel momento Tirava una certa aria, ma non dico si trovò quasi improvvisamente. Ma gli eventi poi precipitarono a favore ovviamente del Regno d'Italia. Corsero è bellissimo questa 700. Vedete gli reventi con l'area dell'annunciata eh, che dell'annunziata, anzi, del, eh, questo, questa massima onorificenza che abbraccia, avvolge. Lo scudo sabaudo sormontato da una corona, 715 euro. Adesso, signori, dovete semplicemente, dovreste semplicemente chiamare per dire: Vorrei vederla, vorrei poterla apprezzare, vorrei eh, avere modo di parlarne con voi benissimo il famoso prendere un appuntamento che non è impegnativo a nulla ma che può chiarire quello che molti desiderano signori scusate eh, adesso veramente non è per parlare di eventi anche spiacevoli ma ancora una volta vi sono dei sistemi che non funzionano così bene per certe realtà eh, del caso, quindi diversificare no? diversificare, parliamo di banche poi mi taccio ma diversificare può essere utile, può essere utile, certo, magari la passione storica, certamente, non solo, attenzione, perché questo non è oro di borsa che sale, scende, eh, si muove, che per carità può essere anche una forma giusta e corretta di, di direzione, di scelta, ci mancherebbe, ma qui abbiamo la forza storica. Quella non la tocca nessuno. La tiratura, quella è. La storia. Ogni se ce n'è uno, se c'è una variazione, sarà uno in meno, non uno in più. Non è che ce ne spunteranno altri. La tiratura era ben segnata eh, in certe epoche. I registri pesavano addirittura loro in eccesso, quanti erano eh, le, le, la polvere d'oro che veniva poi messa da parte. Quanti erano i residui dell'emissione eh, dell di una moneta? Quindi si conosce perfettamente tutto, il peso iniziale che serviva per emettere un certo numero di monete. Quindi vedete c'è una. Quante ne sono state fuse? Vediamole tutte, dai. Questa è una moneta da segnalare, innanzitutto, a mio avviso. Accanto la mettiamo perché troviamo. Anzi, scusami, mi fai vedere? Ecco, tieni un attimo questa posizione, Enrico, perché vorrei proprio rispettare l'ordine di presentazione, un attimo solo, andando ad affiancare e ad accostare la possibilità del Carlo Alberto alla moneta di Vittorio Emanuele II, quindi per vicinanza di... Sì, adesso vi do i numeri, certamente. Vi darò i prezzi. Allora, per quanto concerne Carlo Alberto accanto al eh, Vittorio Ecco qui, accanto al Vittorio Emanuele II, che potrebbe essere una coppia giusta assolutamente da abbinare 20 lire sempre d'oro Marengo a 715 euro, 715 euro l'anno 1833. Eh, quindi attenzione: eh, per quanto. Sì, sì, poi vediamo anche eh, assolutamente le diverse diverse autentiche, allora ricordiamo, 1853 era il Vittorio Emanuele, il Carlo Alberto 1833, proposta numero 15, ecco non è il 49, è il 1833, ma va bene lo stesso, l'ho detto un po' di volte, quindi, 1833 per la proposta numero 15. Al limite nulla di male, abbiamo anche il 49 l'abbiamo confermato praticamente eh, esatto. Eh, quindi, mi, grazie, Enrico, eh, grazie. Questo assolutamente una nostra. Però, sono, potremmo anche non mettere l'anno, ve lo indico io, cioè sull'autentica, non cambia valore e prezzo, eh, né tantomeno la qualità. È solo che ci sono delle chiamate, delle conferme immediate in tempo reale, quindi avevamo disponibile avete 49, è stata confermata proprio ancora prima di presentarla in televisione. Ne una qui presente fisicamente, non cambia nel diritto del rovescio, nel, anzi questa addirittura precedente, ma comunque non, non cambiano i valori né le qualità, il prezzo è lo stesso, 715 euro proprio eh, per eh, potervi offrire questa quest importante chance. Qui 1430 euro per il Regno di Sardegna, per il Carlo Alberto e per Vittorio Emanuele II. Andiamo ancora a una moneta più antica, a un marengo più antico perché andiamo a vedere... Il famoso, e qui verrà in mente certamente la Sardegna, no? i Savoia che in un certo senso riparano diciamo così, parola diplomatica sotto Napoleone riparano in quel della Sardegna è Carlo Felice, eh, la famosa Carlo Felice, il, il teatro di Genova, eh, il, la strada eh, che in un certo senso collega. Il nord e il sud della Sardegna, la Carlo Felice così chiamata, ehm, e siamo al 1826. La proposta è la numero 38, 1000, 30% di qualità, 1150 euro. Tutti rigorosamente con certificato di qualità, tutti rigorosamente con certificato di qualità. Sì, vediamo anche, li andiamo a girare anche questa. E vediamo una singolare differenza eh, rispetto a quanto noteremo, abbiamo notato sulle due precedenti, come lo stemma sia eh, rappresentato per intero. E Quindi scopriremo non solo un quarto, una parte dello stemma araldico dei Savoia, ma vedremo per l'ultima volta quando morirà lui. Si dirà: Abbiamo seppellito l'aristocrazia, la, abbiamo seppellito i, i tempi stavano cambiando. No? Eccolo qui, Genova è. Piedemonte, Piemonte, no? quindi abbiamo ehm, delle indicazioni proprio sempre in latino, abbreviate, che ci portano ai diversi possedimenti. Poi ci saranno ancora altre indicazioni, sulle altre monete si parlerà di Gerusalemme, si parlerà di Cipro. Quindi abbiamo eh, diverse, eh, diverse indicazioni dei territori dei Savoia. 1150, importante, importante moneta, signori. 1150. Grazie, volentieri, molto molto volentieri. Troviamoci prontamente ancora ad apprezzare. Quanto vogliamo offrire al nostro pubblico e di conseguenza... Ma dai, volentieri. Allora, vediamoli un attimo perché abbiamo. Eh, per questa, per questa specifica moneta ricordiamo per Carlo Felice presente anche nel catalogo Bolaffi non soltanto ovviamente dei Marenghi ma proprio della monetazione eh, delle monete delle banconote diciamo d'Italia, ecco che andiamo a centrare perfettamente il tema di un suggerimento rivolto al nostro pubblico fortemente in questo ambito eh ma ve le, le fate terminare oggi, signori? Traiano e Adriano fate oggi che non ci sia poi più disponibilità? Siamo alla terza conferma su Va bene che 3,90 è ancora più affascinante e ammaliante. Ma 390 euro oggi finiscono e metterle assieme, abbiamo fatto sforzo una volta, lo so, vi ho detto tempo fa, ho detto guarda dai, è l'ultima, poi Bolaffi è riuscito, era l'ultima realmente, Bolaffi è riuscito, siamo riusciti a ricomporre questo dittico, con sforzo mantenere quel prezzo dicendo va bene, investiamo anche sul nuovo pubblico, eh? benissimo, e di conseguenza possiamo entrare in questo tema così saliente che è... Il, il piacere di, di, di confrontarsi con queste amabili realtà, importanti in realtà, non solo amabili, eh, amabili. Bene, allora sui Marenghi, grazie intanto. 390, dove va questo, Cristina? Va a Pisa benissimo. Allora, un saluto grazie, grazie e siamo a tre, mi sembra tre conferme eh? quindi attenzione ne eh, posso accontentare due di persone, dai svegliamo poi non è un segreto, Dicevo, c'era ancora una e finisce no? due, due persone o addirittura una persona che ci guarda ho due figli, voglio regalarle tutte e due non sarebbe nulla, nulla di strano ancora sui Marenghi andiamo un attimo a concentrare la nostra attenzione poi vediamo i, eh, i denari abbiamo le guinee presenti da ricordare abbiamo ancora eccoli qua Ah, sì, sì, rivediamo, li stiamo passando nuovamente in rassegna. Li stiamo nuovamente apprezzando e valutando uno dopo l'altro. Signori a 715 euro ora da dove arriva tutto il mondo, c'è più niente dentro, vuoto. A te, signori, allora, su, eh, sulle proposte eh, dei, delle ultime monete di... Vittorio Mavele III, parlo degli ultimi marenghi, perché finiranno l'ultimo marengo è proprio il fascio col 1923, si ferma. E posso anche immaginare non tanto l'assenza di conferma, perché in realtà non, è, non sarà probabilmente così, ma posso immaginare 5.600, 6460 siano un attimo magari. Eh, un approccio di una persona che sceglie non per la prima volta ma che ci ha già conosciuto, potrebbe essere, poi in realtà non è una regola, ma le monete d'oro dell'Unità d'Italia, verso l'Unità d'Italia potremmo dire, il Vittorio Emanuele Collo Lungo a 715 euro, il Carlo Alberto eh, a 715 euro che sono le due meno costose, cioè 1000 con 1430 con 1430 abbiamo veramente di, che, di che potervi invitare a una scelta immediata. Eccole qua tutte e due. Tutte e due. mille e in più oppure da sola, è eh? 715, ma io sai vorrei il bel catalogo, il volume, lo scrigno, perfetto ce ne compro uno, poi ne comprerò l'altra, non comprate nulla adesso, chiedete di vedere e magari decidete, anziché prenderne una adesso e una poi, le scelgo adesso, le pago nel tempo, è possibile, è validissimo questo. È importante poterlo fare, poterlo valutare. Certo, è certo che le vediamo, è certo che le vediamo, o chi ne ha scelto magari già in, in passato, il, ad esempio, non so, il Vittorio Emanuele, benissimo, scelga, non so, il Carlo Felice, veda questo carlo Alberto a 715 euro. Chi ha scelto, se all'ascolto, con lo corto e con lo lungo di Vittorio Manuel II non manchi a 715 il carlo Alberto arricchisce, perfeziona e migliora la sua collezione. Avendo quella moneta in più, anche le altre rifulgono. bravissimo allora savigliano Ehi, allora un saluto a savigliano grandi luoghi produttori di mele eh? Eh, conosco bene da ragazzi si andava per avere un pochino eh, qualche denaro in tasca a raccogliere mele eh, e, e così ci si pagava le vacanze che magari uno aveva già fatto no? eh, certamente almeno per noi di torino era, era un'abitudine un, un eh, per avere due soldini ah beh sì un tempo si andava a lavorare non arrivava la paghetta dipende poi dal punto di vista ma bisognava andare anche nel piccolino un po' a, a metterle a, a guadagnarle era scuola di vita eh, eh, e siamo cresciuti più o meno dritti e questo non è un, non è un male credo allora andiamo a vedere eh, grazie e complimenti per la scelta ci sono ancora possibilità Tengano presente ciò, tutto ciò che appunto rappresenta il mondo del Marengo, perché su questo vogliamo veramente lo so, magari per qualcuno costa anche un po' di essere eh, ripetitivi, ma avete Vittorio Emanuele, in questo caso il gentile telespettatore ha scelto le due monete. Quel Carlo Alberto a 715. Quel Carlo, e sto insistendo su una, su una delle due meno costose, ma perché è una gemma, è una gemma. Cioè è una, perché è una scelta giusta. Aggiungo, aggiungo una moneta, ne possiedo già due, ripeto, l'intera coll collezione si rivaluta. A quel punto già che si, uno può definirsi collezionista. Roma, andiamo a vedere Roma, signori. Le monete romane sempre pronto poi a ritornare sulla vostra richiesta, eh? sempre pronto a tornare alla visione della vostra richiesta. E allora godiamocela assieme perché sono tre. Ecco, vi prego di notare la differenza se già all'ascolto, ma più volte siamo tornati sopra rispetto a quei 390 o 750 del dittico Traiano Adriano e delle divide imperatrici. Abbiamo, abbiamo una possibilità legata, due possibilità legata a due diversi imperatori, Nerone. Con due monete... Attenzione, la richiesta, è una richiesta giustissima, non è che dice che ah costano di più, allora non, non sono da confermare, le altre ci penso, no tutto ovviamente ha un confronto anche legato ai tempi di emissione, alle quantità emesse. Immaginate, eh? non si avevano grandi riferimenti allora e anche quello che tutto sommato si trova eh, sul mercato, si incontra sul mercato. A sinistra del vostro teleschermo a sinistra del vostro televisore partiamo con il, lo splendido denaro di Nerone. L'anno è il 64-65 d.C., la proposta è la numero 4, zecca di Roma. Il volto di Nerone e la richiesta di 1650 euro, un 30% di qualità proposta numero 4. Sì. Eccolo, eccolo, zecca di Roma, Giove seduto a sinistra, sarà il rovescio che tra breve vedremo. Giove seduto a sinistra tiene un fulmine e uno lungo scettro. È come ritorna in un certo senso un'immagine analoga a quella che abbiamo visto. A eh, grazie, nell'ultima mezz'ora volentieri. Penny Black è richiesto e dopo che ha visto le guide, dice la nipote, vittoria, eh, che si ha da apprezzare, apprezzabile e quindi vedremo il penny Black. Ma intanto ricordiamo denaro di Nerone. Avevamo visto in precedenza un tetradramma che portava Zeus assiso eh, con l'iscrizione, la leggenda di Alessandro il Grande, Alessandro Magno. Quindi lo troviamo nella versione romana il Giove Capitolino, eh, il, immagine comunque del padre di Dei, anche nel mondo dell'impero romano. 1650, apprezzatissime le monete di Nerone. Ne ho un'altra sempre di Nerone che risale all'anno successivo. Sono 17 mm eh, i denari di Nerone, zecca di Roma. Con l'effigie, eccola, adesso la inquadriamo, E quella centrale, è quella centrale, sì, sì, sì. Con l'importante effigie sempre dell'imperatore, non più le divinità, anche se poi molte lo diventeranno no? dopo la loro morte. Ma eh, beh, Augusto è un esempio. però, però Nerone è un fatto un po' diverso. La Salus sul rovescio, tra poco andremo anche a valutarla. Intanto ne vediamo. No, no, è sempre l'argento, questo cambio di patina non deve essere non lo si pulisca eh, in caso di acquisizione la salus ma indicata in un modo così chiaro così limpido eh datti lo scritto i i monatti i sonagli, scusate E la Salus che eh, appare sul rovescio, la Salus che solleva, hm, porta una patera, un contenitore di forma cilindrica piatta, di origine etrusca, usato dai sacerdoti per le libagioni ma anche per raccogliere il sangue delle vittime dopo il sacrificio attenzione perché il gesto libagioni, sangue delle vittime lo stesso contenitore eh, ha una trasposizione diciamo di immagine su quello che poi sarà e lo dico col massimo rispetto ma come rito eh, un qualcosa che probabilmente è stato mutuato anche nel cristianesimo con le debite varianti eh. però questo gesto certamente c'è un'origine un in diverse iconografie, proprio, e anche riti, ovviamente con significati molto diversi. Il denaro di Venerone argento 30 eh, Scusate, 30, questo è il 65 66. Sì come hanno 35%. 1925 euro la proposta numero 3. Esatto, 1925 euro. Nero, Cesare, Augustus. Come, come sono visibili quelle parti che per prime tendevano usate, vissute, usate, passate di mano, rispettate in duemila anni, è eh, vederle in queste condizioni. Mon fiamme bravo Enrico, fiamme! Guarda te, sembra, è uscita... No, non, ancora le voglio vedere perché sembra eh, le fiamme delle, delle, delle fucine dove venivano battute queste monete, o le, le fiamme dell'inferno. Con Nerone, o del fuoco di Roma, eh? questo ancora più fiamme? Hai un tempo un limitato. No, ma non sto scherzando, è bellissimo. Appiccata il fuoco. Eh? No, no, è vero, è vero, è vero, è così, è così. Voilà, mamma mia, qui brucia! E, ci, e cosa costruirà sopra Nerone? Che sia stato lui scatenare l'incendio, le versioni sono eh, discordi o discordanti. Però certamente sulla parte bruciata ci costruì la sua bella domus, eh, il suo, la sua villa, il suo palazzo, eh, proprio al centro di Roma. E questa è una bella ricostruzione. Eh. Bravo Enrico. Oggi vedi, oggi con tutte queste immagini di repertorio devo dire, devo dire che si arricchisce anche la storia della moneta. La Domus Aurea di Nerone, cosa non era, cosa doveva essere? Al posto Vespasiano andrà a erigere il Colosseo, dando ai cittadini romani nuovamente il suo spazio. E qui va a fuoco un'altra parte. Ecco <ride> ecco qua. Ecco qua. Eh? Grazie, benissimo. Allora sì, passiamo, andiamo a vedere un attimo, una, andiamo a vedere l'altro, poi c'è un attimo da mostrare anche i sesterzi, andiamo a vedere, eh, ti prego, l'altro denaro mh, in argento, in realtà il denaro o denario avrà poi nomi differenti quando cambieranno le caratteristiche del denaro, più spostate verso eh, ad esempio il, il bronzo. E si parlerà di Antoniniano, ad esempio, eh, per, per Caricalla oppure eh, si parlerà di Argenteo, come in questo caso per Massimiano Ercole. 295 d.C. Argento 30% di qualità 1200 euro. Signori Mi fai un abbinamento? Facciamo una follia. Vediamo se riesci. Adesso faccio uno spostamento. Riesci a vederle tutte e due? Sopra e sotto? Se riusciamo, se non la sposto accanto, eh? diventa un po' più distante l'altra. Però guarda, va bene. Chiaramente beh, il eh, follis di questa dimensione sembra, è quasi grande come un sesterzio, e poi è un po' più in primo piano, quindi vi risulterà anche otticamente un pochino più grande, è più grande. Allora questo è Traiano eh, Decio. Scusate, questo è scusate, Massim, sì, Massimiano Ercole. Il Follis di Massimiliano Ercole, quello che ho aggiunto, e l'Argento appunto di Massimiliano Ercole. Torna ancora il termine Ercole, eh? che fu un po' il nome che si diede o che venne dato a questo condottiero. E metterle tutte e due assieme. E metterle tutte e due assieme. Eh? Centrare entrambe, signori, centrare entrambe. Vi faccio un'offerta, vi faccio un'offerta per tutte e due, signori. Le mettiamo assieme. Queste sono splendide. Me le tieni tutte e due insieme? Me le tieni tutte e due insieme? Non cambiarle tutte e due insieme? Dai, non perché le hai cambiate? Lasciale tutte e due, ti prego. Un attimo, solo Abbiamo... Mettetele insieme. Allora, faccio un'offerta, Cristina, per chi è al telefono. Faccio un'offerta. Signor Guido, mille. Mille, sei tutte e due. 1600 euro tutte e due guarda il Follies, guarda il Follies è fantastico Va benissimo, va benissimo comunque, mi fa piacere per una scelta così di Stiamo ti prego sull'argento adesso, sì grazie. Stiamo sul bell'argenteo. Bellissimo. Argenteo di Massimiano Ercole a 1200 euro. Ok, sì. Grazie. Vi faccio vedere, signori, il rovescio. Lo inquadri un attimo. Vi faccio vedere il rovescio dell'argente, però attenzione, lo faccio vedere a beneficio del nostro gentile telespettatore. allora intanto un grazie al signor Guido eh, eh, per la sua scelta io gli sto mostrando il gentile signor Guido quindi in questo caso prelazione e conferma giusto Cristina mm. allora questo che vi sto facendo vedere in questo momento è diciamolo un momento culturale perché questo argentio di Massimiano Ercole bella qualità 1200 euro sto mostrando anche il rovescio importante rovescio eh, che eh, troviamo con eh, questa ricchezza eh, proprio di, di dettaglio, di particolare, ehm, di de eh, mi spiace, chi sta chiamando in questo istante è già in conferma la moneta per il signor Guido, quindi chi eh, sta eh, telefonando, perché capita sempre così, magari c'è cioè, eh, poi quando ho visto anche il rovescio, ma anche a me piacerebbe, no, eh, cercheremo, faremo, ma intanto questa eh, numero 8, l'argento di Massimiliano Ercole è già in prenotazione, però ci tenevo a mostrare questi 4 eh, eh, tetradramma, tetrarchi, eh, quindi eh, ovviamente i quattro tetrarchi che sacrificano sul tripode posto all'ingresso di una fortificazione con sei, torri, eh, con sei torri. Vediamo ancora il certificato di qualità che, abbiamo, che ho qui da mostrarvi, eh, a tempo debito ovviamente, che riguarda. A questo punto sto parlando per il signor Guido, ma mi fa immenso piacere, mi fa immenso piacere anche perché è una scelta molto adeguata, quella su Massimiano Ercole. Figura assolutamente interessante, che, apprezzato da Diocleziano al punto eh, che fece di lui il suo primo collaboratore, lo nominò Cesare e lo associò all'impero come correggente. Qui vediamo la, la Massimiliano Ercole proprio con l'importante argenteo. Grazie. Eh, perfetto. Adesso è cambiata l'immagine Perfetto. Allora, intanto no, un attimo Enrico, va benissimo. Ti prego, torna un attimo in studio perché adesso andiamo a vedere insieme quel eh, quel follis. Il follis è una unità di misura che in un certo periodo di valore di moneta che in un certo periodo addirittura bisognava scegliere con eh, è un sacchettino di cuoio in realtà il follis e c'erano all'interno diverse monete quello rappresentava il valore di scambio nel tempo il follis guadagnerà spazio e prenderà un po' una, una, un orientamento analogo al sesterzio non così grande però vicino al sesterzio è il caso proprio della monetazione di, ehm, di questo imperatore di Massimiano Ercole di cui ho voluto un attimo presentare la richiesta di questo follis e di 420 euro. Lo voglio mostrare a tutto il nostro pubblico, mi sono permesso di farlo vedere un po' velocemente anche al gentile eh, Guido, che giustamente sceglie in base proprio alla sua eh, necessità, intuizione, quindi eh, non, non vuole essere assolutamente un'imposizione né altro, ne potrebbe. Era un piccolo suggerimento. Lo presento comunque e lo presento certamente anche al resto del pubblico. Il rovescio è quello di Massimiliano Ercole. Attenzione: queste monete hanno passato gli occhi attenti dei nostri esperti, quindi, quelle che possono essere delle tracce di sedimento sono eh, assolutamente mantenute da mantenere eh, in questo contesto. Non sono delle forme aggressive del bronzo simili, sono state totalmente vagliate, mm, attentamente vagliate. Zecca, questo è, io lo trovo splendido perché cosa presenta? Presenta Ercole. Allora, il senso di Massimiano Ercole. Che non è un nomignolo così, ma veniva. Massimiano si rappresentava, veniva rappresentato come Ercole per la sua forza, la sua, anche brutta se vogliamo, come Diocleziano veniva invece interpretato eh, come figura addirittura di Giove. Massimiano Ercole, che ha al rovescio Ercole con la testa rivolta a sinistra, la pelle del leone, la pelle del leone che gli pende dalla spalla a sinistra, si appoggia su una clava e tiene alcune mele. È proprio ciò che nella zecca di Alessandria d'Egitto eh, troviamo importantissima città, allora del Mediterraneo. Troviamo questa, dopo la testa laureata che abbiamo visto, troviamo questo bel rovescio. Il 420 euro sono una cifra per questo bronzo, 27 mm di diametro. Se io lo paragono ai sesterzi che abbiamo, vedrete una piccola differenza solo di dimensione. Ed è questo il certificato di qualità che vi vado a presentare. Ora, all'attenzione di tutti, a me piacerebbe sempre dare una leggerissima prelazione al gentile spettatore, che magari è proprio appassionato, eh, di questo, eh, è appassionato di questo imperatore. Sta seguendo, giusto Cristina, questo imperatore? C'è proprio richiesta specifica no? sulla e mi fa piacere ed è, eh, lo stiamo vedendo qui ne abbiamo proprio un saggio di questo 35% con la moneta eh, presentata i 420 euro la proposta è la numero 9 ecco, mi, eh, vorrei segnalarla ovviamente è disponibile per tutti eh, disponibile per tutto il nostro pubblico Sempre con un piccolo diciamo, pensiero o intenzione se eh, si trattasse di unire le due monete, appunto, eh, di Massimiano Ercole. Guardate allora. Io spero che il gentile telespettatore abbia questa, questo catalogo delle monete degli imperatori romani che se no eh, in caso sarà un mio piacere omaggiarglielo eh, eh, al gentile Guido. Qui vi è l'aggiornamento la, eh, oh, della, della seconda edizione. Sono degli imperatori che abbiamo inserito ulteriormente, prima non erano presenti. Nella monetazione dei nostri cataloghi non vi sono tutti gli imperatori, quelli principali, più questi annessi che ci sono perché lo studio oggi è maturo per inserire nuovi imperatori. Massimiano Ercole è qua rappresentato, è qua rappresentato con la sua storia e le sue caratteristiche e Massimiano Ercole porta degli esempi di monetazione che stiamo vedendo Laureo, attenzione, sono tre, cioè se sterza, laureo, l'argenteo, l'argenteo e il follis, e il follis. Vi prego di osservare... Il rovescio di questo bronzo Zecca di Roma con la dea moneta Giunone moneta che tiene una bilancia mm? è un bel rovescio. Il rovescio di Ercole non era presente, se no, probabilmente avrebbero scelto un rovescio così inerente a Massimiano Ercole. Zecca Roma in questo caso dice, ma il più importante è la zecca di Roma? No, signori. No, dipende com'è la moneta, dipende com'è la moneta. Quindi eh, andiamo un attimo ancora a vederla, poi eh, andiamo un attimo a vedere anche il catalogo delle monete degli imperatori. Ne vediamo ancora un attimo la copertina, scusami. Cristina ovviamente sarà a tua cura annotare, no? Hai annotato? In, eh, benissimo, benissimo, grazie. Eh, e allora eh, ben, benvenuti anche nella prosecuzione di una collezione come quella che stiamo vedendo. Perfetto, allora ci siamo, procediamo ancora, abbiamo ancora mezz'ora di trasmissione, poi in realtà no, in realtà abbiamo un'ora, ma la nostra mezz'ora del cambio del set, con l'arrivo poi di Lorenzo e di Elena, eh, ovviamente implica una mezz'ora di, di stacco proprio per allestire il nuovo set. Quindi, è una mezz'ora comunque dedicata alla Bolaffi, ci sono anche delle proposte interessanti come le banconote, eh, vi rispondiamo al centralino, quindi siamo comunque attivi, però vedrete anche i nostri negozi, ci saranno dei contributi eh, in tal genere. Facciamo una passeggiata, facciamo un percorso indirizzato verso i Sesterzi, eh, possiamo insieme andare a vederli, che sono Adriano Caracalla, e Traiano Decio, quindi tre sesterzi più il Follis, che adesso riposiziono accanto ai sesterzi, come logica conseguenza di un certo momento e di un certo periodo storico. Un altro suggerimento, adesso mi viene in mente sempre il, 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 il Massimiliano Ercole, ma riguarda ovviamente tutti, no? anche chi magari opera un certo tipo di collezione, valutino sempre, signori, valutino sempre la possibilità di scegliere a parità di condizione, cioè ho già un follis, ho già un sesterzio dello stesso imperatore, mi piace collezionare quell'imperatore, ma quando trovo un metallo, una moneta, tipo un sesterzio che già possiedo, guardo il rovescio, a parte che anche il volto dell'imperatore cambia nel tempo quando viveva, poteva vivere un po' di anni eh, eh, e non essere magari ucciso subito. Ma guardo i rovesci, perché la collezione non finisce con un follis, un argenteo e un aureo, ad esempio. No, prosegue con il rovescio di un follis, il rovescio in più di un argenteo, il rovescio in più di un aureo, ad esempio. Quindi queste sono valutazioni che si possono fare. Il follis l'ho inserito, il bronzo l'ho inserito a destra del teleschermo, eh, lo vedete, è di poco più piccolo dei terzi ma ci sta proprio benissimo. Erano le monete dei legionari, per intenderci, erano esattamente le monete dei legionari. Adriano, ne abbiamo... Siete sicuri signori, chi è all'ascolto? Io insisto ancora una volta, poi non lo farò più, tanto arriviamo forse a confermarli tutti oggi, non lo so. Insisto ancora una volta sul dittico Traiano Adriano a 390 euro, eh. insisto anche per il nuovo pubblico, per il pubblico che si inserisce magari e che li vede per la prima volta, che alle 19.30 magari si è collegato con noi, tutto ciò è possibile, quindi... Sarò abbastanza rapido per non tediare magari chi ci segue dall'inizio trasmissioni e vi ringrazio di questo, ma, ma a 390 euro, come diceva nei tempi di Carosello, e qualcuno lo ricorderà, basta la parola. Che tris sarebbe aureo, aureo, argenteo e Follis. Eh? Beh, no, non sa cioè mi fa piacere, sappiamo, no? perché ovviamente i dati li abbiamo, sappiamo dell'attenzione verso questi nuovi, chiamiamoli nuovi imperatori. Eh, però eh, è molto bello. Qui, la composizione, per il gentile spettatore, che stava chiedendo, è eh, un altro, Marco, signor Marco, guarda, manco a fare la Marco, Aurelio, Valerio, Massimiano, Ercole. Allora chiedeva la composizione, dice, che monete avete scelto per, rivediamole un secondo, abbiamo scelto per Massimiano, Ercole, il, ma basta proprio vedere la pagina intera, eh, non c'è bisogno di dettaglio, tanto perché è proprio un attimo, vai Abbiamo scelto l'aureo, abbiamo scelto, abbiamo scelto i fondamentali, sono l'argentio e il follis. E quindi queste tre monete già significano, grazie, una giusta e corretta possibilità di, eh, di interpretazione e di collezione dello stesso. Allora, Adriano, torniamo ad Adriano dopo aver visto a 3.90 Traiano e Adriano. Adriano, la moneta del legionario, eh, come viene definito il sesterzio, una moneta circolante grande che dovesse al popolo fornire il volto e l'immagine dell'imperatore, 1815 euro, 30% di qualità, oricalco, cioè oricalcum, cioè ottone. L'ottone viene influenzato dall'ambiente circostante, la sua tonalità cambia, perde nel tempo, ma la perdeva già allora, quella sottilissima patina d'oro, oricalco, eh, ma siamo convinti che il popolo romano sapesse che era una cosa un po' effimera, come era, era più che altro l'impatto che poteva avere loro, ma non era certamente un aureo, il Senato consulto che presenta la Libertas. Del, ehm, per quanto concerne il bel sesterzio, eh, di, ad, scusate, la Felicitas. Per quanto concerne il rovescio di questa moneta, che è comunque un 30% ed è comunque, tre, sono comunque 38 mm di diametro. Oh, mamma mia, che, che, che grossa! Ma che grossa è! Un monetone, addirittura più grande degli scudi dell'Ottocento. Andiamo a vedere la successiva, perché il tempo vola e poi all'ultimo arrivate sempre con le chiamate chiedendo una cosa e l'altra. E ci sono richieste sulle monete. Allora vi prometto signori eh, che il Penny Black domani ve lo presento, tanto dalle 17 alle 20. E poi domani martedì c'è anche lo speciale Filatelia dalle 21 alle 24 con Alessandro Gea, moi e Massimiliano Manfrinato. Lui. E con la Cristina se, se sopravvive. Sono... Se passa la notte. <ride> allora. Guarda che, guarda che sguardo. E chi è questo signore qua così eh, tosto? È un po' pericoloso. Credo che i suoi coetanei avessero un po' di problemi a stargli accanto. Cioè, sapete come nei film, no? questa intemperanza? Ah, guarda allora. Ah, senza mezzi termini. E Caracalla, mm, in effetti, Sesterzo di Caracalla, 213 d.C., ricalco 20% di qualità a 1650 euro 1650 euro e ancora una volta quello che può colpire e spicca è la somiglianza come doveva essere nelle sculture, nella, eh, nel ritratto espresso dalla moneta stessa, 1650 euro oh, su tutti i. No, no, se, no. Se... no, no dai, dai, Chris E beh, se, se tu. Insomma, Sono uguali. Ancora un rovescio pare analogo a quello di, eh, di Adriano. Mm? E qui è la libertas, col, quel cappello, simbolo di libertà a forma di cono, di feltro, ma anche di cuoio, usato dai marinai, pescatori e in generale dai lavoratori manuali, dalla eh, manovalanza, ma simbolo di libertà. Ah, vedo che comunque. Ah, e allora. No, 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 non ci preoccupiamo. 20% di qualità, il secondo se in ordine di presentazione, a parte il folis in bronzo che abbiamo visto, e andiamo subito a leggere il terzo. Mentre, e ci credo, e ci credo, allora, mentre siamo in linea di di richiesta, no no, riusciamo a onorarle certamente, poi vogliono rivedere due marenghi, va bene, andiamo a vedere e le monete delle imperatrici, va benissimo siamo in Nerone eh signori, non dimentichino le due denari di Nerone lì sì il denaro aveva un grande valore, lo aveva anche l'argento ma dovettero cambiare proprio no? definizione sul denaro che all'epoca, ad esempio di Massimiliano Ercole, aveva perso il denaro ha le sue caratteristiche, il suo intrinseco, al punto che fu necessario parlare di argenteo come quello che vi abbiamo presentato. Il terzo sesterzo è quello di Traiano Decio, e Traiano Decio con la sua sul luogo di origine, di nascita così eh, particolare, eh, non nasce certo Roma, ma molti, molti imperatori provenivano da luoghi lontani, dalla Siria, dalla Gallia, dalla, dalla Spagna, eh, Ispagna così chiamata. Traiano Decio 249-251 nasce nei pressi dell'antica Sirmium, oggi è la Zremska Mitrovica, Mitrovica scusate, in Serbia, capitale della Pannonia Inferiore, di, suddivisione amministrativa dell'epoca, parte dell'odierna Ungheria, della Serbia. Croazia e Slovenia le due pannonie e sono proprio le due pannonie che si presentano nel eh, rovescio della moneta, qua sta la, con, accompagnate da vessilli delle legioni ai lati, no, a sinistra e a destra, perché è proprio la, questa è la caratteristica che ci porta a questa importante effigie. del Sesterzio di Traiano Decio. Le due figure femminili pensate risultano essere entrambe velate, le due pannonie, con l'insegna militare piantata a terra, un'altra insegna militare lievemente inclinata, retta della mano sinistra dell'altra pannonia, quindi legioni e regioni, ma con questa specifica sembianza. Legioni e Regioni. Richiesta, avrete notato, no? eh, Una certa incidenza di prezzo sui sesterzi. Sono molto, molto apprezzati. E questa è una cartina un po' strana, eh? Perché spara l'Italia lì? Cioè, no, su internet c'è un po' di tutto. Eh. Mediterraneo in sì, Italia, poi Dalmazia ne mischia un po'. Un periodo gotico, medioevale, non lo so. Eh. Enrico, beh, ieri ha beccato quella prima. Oggi è beccato il dopo. No, va bene, Scherzi, permettici sempre di scherzare, grazie. Poi le cartine sono veramente importanti e per documentare, è difficile veramente poter centrare quella giusta su tante cartine che interpretano dei confini, magari un pochino più rappresentati in modo un pochino più schematizzato. Va benissimo, va benissimo, comunque un saggio ce l'abbiamo proprio su quella. Immagine, e su queste figure che impersonificano proprio le regioni di origine dell'imperatore. Dell Dicevamo, eh, richiesta per Traiano Decio: 1.815 euro, la proposta è la numero 7, numero 7 in ehm, oricalco, ottone, 30% di qualità. E sottolineavo un prezzo che risulta rispetto alla monetazione al metallo utilizzato di, 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 di tenore simile all'argento. Ma in realtà, anche se Sterzio gode di ottima salute a livello di mercato, a livello di apprezzamento di mercato, quindi eh, veramente si può valutare e si può centrare questa proposta scegliendo da Adriano, a Traiano Decio. A Caracalla una nota importante, signori. Eh, non abbiamo, ma non perché non siamo forniti, ma non abbiamo eh, intere camere piene di monete antiche. È una ricerca costante sul mercato, che impegna tempo. Abbiamo da parte vostra delle indicazioni, mi piacerebbe quella moneta. Attenzione, perché seguite le nostre trasmissioni, perché andremo sempre a presentarvele. Appena possibile, in anteprima, appena disponibili, però è veramente una ricerca spasmodica su mercati anche internazionali o accogliendo collezioni con piacere, magari anche scelte da noi due generazioni fa. È possibile. Chiaro, la prima cosa, qualità, la prima cosa, giusto prezzo. Eh, Questa è la regola Bolaffi, giusto prezzo e qualità certamente dice ma si possono trovare però bisogna pagare un prezzo superiore a quello che possiamo definire un po' il prezzo di mercato e questo non è giusto non va bene eh, l'attenzione e l'abilità è saper cogliere la moneta giusta anche col prezzo giusto non col non costa nulla non esiste non esiste e non costa nulla si va a vedere la moneta magari non è autentica la moneta non è in condizione utile nei musei troviamo delle monete che rappresentano le figie, sì, antica Roma, ma di qualità che Bolaffi non tratterebbe, non è mica una colpa. Il museo deve documentare. Attenzione, il museo deve documentare. Noi dobbiamo anche dare e garantire quella qualità di mercato. Il museo può ignorare il mercato. Molti pensano: eh, guarda, fate l'investimento in museo, ma può ignorarlo. Il percorso storico. Non deve essere per forza di una qualità eccezionale, anche se il fatto che sia presente in un museo gli dà nobiltà. Ci può essere una moneta di Traiano Decio di qualità anche meno importante, ma non è quella che cerchiamo noi. Il documento è importante, si documenta Traiano Decio, la sua monetazione, anche se i curatori e chi sceglie per i musei cerca sempre anche in quel caso di avere la qualità, però non importa. Nel nostro caso, dobbiamo essere attenti anche a quell'aspetto, cioè riuscire a garantire quella qualità che fa la differenza. La differenza anche rispetto al fai da te di che trovate magari generalmente su internet. Non parlo di tutti i siti, ma generalmente. Che bello avere queste! È bellissimo potervi presentare queste monete, ne sono veramente felice. Andiamo a vedere. Attenzione, signori. Non siate titubanti sul dittico. Lo so che il dittico può sembrare una cosa un po' preconfezionata e vi toglie il piacere di conquistare una moneta e poi l'altra, ma è come se ne sceglieste una e ve ne dessimo in offerta, in omaggio, un'altra, non mi piace questa parola però, è come se volessimo darvi un, una, una possibilità in più nel seguire un ordine precostituito, perché è proprio quello. Sarebbero da scegliere le due, guarda, le vediamo insieme sono, andiamo a vederle un attimo perché sono veramente imparentate tra loro, la giusta scelta a mio avviso dovrebbe essere mettere insieme Traiano e Adriano 390 euro, poi non so se Enrico mi stupirai con i tuoi effetti speciali perché abbiamo la moglie di Adriano che è Vibia Sabina quindi la possiamo mettere accanto, no? Traiano no, però è cugino di Adriano, quindi perfettamente, e abbiamo la, la moglie del successore di Adriano, da lui nominato quando Marco Aurelio era troppo giovane, e così Lucio Vero, che è Antonino Pio. E allora, signori, tra l'altro credo che un po' abbiate potuto valutare i prezzi anche dei denari, eh? e allora con la possibilità di unire. a 1150 euro nemmeno nemmeno no nemmeno nemmeno perché siamo signori siamo a 390 e siamo a 750 a 1040 euro? Eh dai, non ci proprio. Eh, eh a 1100 eh ce la posso fare, eh? Cioè sto pensando, eh, sto pensando a vedere, cioè quanto dovrei, in realtà sto pensando quanto dovrebbero costare. Quanto dovrebbero costare? A 1140 euro questa, questa immagine che vedete confortata dalla realtà delle cose è vostra. Quattro denari dell'impero romano, di dell un impero romano tra l'altro importante, ci sono meno importanti, no, dipende. Certamente la bellezza e le monete dell'impero è più valida rispetto, parlo di bellezza rispetto a quelle della Repubblica, no? Non c'era ancora quell'esaltazione, quel personalismo dell'imperatore, non esisteva l'imperatore. Stiamo restando all'importante epoca della Repubblica. A 1140 euro guardate cosa, cosa vi stiamo offrendo. Tutte e quattro, signori. Assolutamente tutte e quattro le monete. Chris. Assolutamente... No, con massimo rispetto, ma solo che non voglio... La, assolutamente questa estrema e straordinaria possibilità di scelta non mi sposto da queste non mi muovo e poi ancora le guinee certo e ve le faccio vedere sì le andiamo ad apprezzare in toto Abbiamo ancora 5 minuti circa, signori, ne approfittino. Ma ne approfittino assolutamente. E ancora esist... sì, attenzione. Attenzione. Ricordiamo, certo, le vediamo subito le guinee, nuovamente. Le andiamo ad apprezzare nuovamente, però vediamo il dritto eh, di eh, Giorgio III e andiamo anche ad apprezzare il rovescio Con calma, quando necessario, eh, quando possibile. E andiamo ad apprezzare anche il rovescio. E su questo restiamo ancora prontamente eh, dedicati eh, a questa a quest importante chance alla quale vogliamo fare riferimento. 2000 Attenzione, importante chance. 2400 euro, eccola. 2400 il numero, la proposta del numero 11, Guinea. Del 1794, è due volte che la chiedete. Ora, posso anche immaginare. Magari si cerchi la frase effetto da parte mia per convincere. Mh, non sono tanto. Eh, Tanto portato scientemente a certe frasi a effetto. Grazie. È un suggerimento che spero caldo, sentito. Che non ha bisogno di mille invenzioni. Ecco, la Guinea non ha bisogno di mille invenzioni eh, per dire vediamo se in qualche modo riusciamo a, a, a forzare o a fare una vendita. No, non è così. Non è così. La fine del Settecento, momento fondamentale, moneta riconosciuta e riconoscibile nel mondo, collezionata nel mondo, eh, l'ho già detto in apertura quando l'ho presentata la prima volta e sulla quale state valutando, riflettendo, il Regno Unito nel segno della spada, della vanga, eh, della spada guinea così chiamata, che è proprio la proposta che insieme stiamo apprezzando e insieme stiamo valutando. Oh scusami, sorry, sono stato io. Scusami, volevo orientare un attimo l'espositore. Io ho lasciato sul vuoto assoluto. Eh. Scusami, no, no, va bene, va bene. Teniamo e vediamo ancora, e diamo ancora la possibilità per il nostro pubblico. La differenza, la differenza è, è fa parte di uno dei diversi rovesci. I tre differenti rovesci, ma sempre la grande, il grande simbolo araldico, la moneta di destra. Certo, allora la Guinea di destra è quella sempre di Giorgio III, ma è del 1782, un'ulteriore piccola, o meglio, maggiore rarità rispetto già, alla già interessante numero 11: 2500 euro, eccola.

E Giorgio III che stiamo vedendo e che stiamo apprezzando, per grazia di Dio, per grazia divina. Volentieri, molto, eh lo so, lo so. Eh, domani prometto il penny black assolutamente ormai siamo sul... Attenzione, seguiteci ancora, abbiamo qualche minuto ancora, ma abbiamo mezz'ora in realtà, eh, quindi seguiteci con attenzione, benissimo, seguiteci con attenzione, prego, anche eh, nella mezz'ora di... noi siamo in studio a preparatete e vi rispondiamo tranquillamente. Eh, ma mandiamo una programmazione legata ai nostri negozi, perché i nostri negozi sono in piena attività, anche sotto Natale, con giusto la pausa del, del giorno di Natale di Santo Stefano, siamo pronti a servirvi, a, starvi, a darvi un'idea interessante di un regalo eh, che, che resta veramente nel tempo e che ha una possibilità estrema eh, di, diciamo, di, di varietà di spesa. Non si pensi che entrando in un negozio Bolafi si trova soltanto l'oggetto prezioso da 10.000 euro. No. Si trova l'oggetto, sì, prezioso anche nel suo piccolo, quando si tratta magari di cifre attorno, non so, a, o al di sotto dei 100 euro. È possibilissimo, Tra, trattandosi sempre di, eh, però di realtà e verità del mondo del francobollo e del mondo anche della moneta e non solo. Quindi diciamo, io ho 50 euro. Chissà se trovo qualcosa. Provate, provate e sono certo che non rimarrete delusi. Anzi, sarà possibile. Ci saranno proprio delle sorprese. Vi sono le nostre sorprese nei negozi di Torino, di Milano, di Verona e anche di Roma. Quindi, vi daremo in questa mezz'ora proprio un assaggio nei nostri negozi con due o tre informazioni sulle Banco Note d'Italia, ad esempio, la possibilità di confermarle anche in questa mezz'ora sempre in Bolaffi dedicata. Poi alle 21. Si apriranno le, eh, il set nuovamente con Lorenzo ed Elena con la grande eh, numismatica del lunedì sera un appuntamento imperdibile. Quindi, come sempre, vi aspettiamo, non mancate, arrivederci, sarò qua con Cristina dopo dalle ore 21, insieme a Lorenzo e Elena.